I documenti sull'assassinio del presidente John F. Kennedy sono ormai online. L'Archivio nazionale degli Stati Uniti ha pubblicato più di 13.000 pagine, circa il 97% del totale. 515 documenti rimarranno segreti per evitare problemi di politica estera e per non ostacolare le operazioni dell'intelligence, ha spiegato il presidente Joe Biden. L'uccisione di Kennedy il 22 novembre 1963 aveva dato origine a numerose teorie complottiste. Alcuni credono che il suo assassinio fosse stato architettato da Cuba o dall'Unione Sovietica.